Non devi indossare la tuta, ti basta solo il casco. Ci puoi andare al lavoro, ci puoi andare a fare l'aperitivo. E puoi entrarci in pista, fare il fuoco tra i cordoli e tornare a casa con la stessa macchina, come se nulla fosse. Si chiama GT3 RS. GT3 RS check. Alan sa, Simoni. Sassa, pizza, pizzeria, zuzzurellone. Cazzo. Bentornati, è un pacchetto davvero completo. A patto che tu spenda una cifra molto importante, quest'auto ti permette di fare tutto: andare in pista e andare forte in pista, uscire dal circuito con la stessa macchina e andare dai tuoi amici, dalla tua fidanzata, a fare un bel aperitivo, svegliarti il mattino e sentirti fiero di poter guidare una Porsche del genere. Insomma, in questo video scopriremo se ne vale davvero la pena di spendere una cifra così importante. Prima di iniziare la visione del video, ricorda di iscriverti al mio canale, è gratuito, è un click. Attiva la campanella così che tu possa essere aggiornato ogni qualvolta caricherò un nuovo video. E buona visione. E per non farci mancare nulla, mega salvataggio di Alan Simoni a bordo del GT3 RS a fine video. Dentro è bellissima, i sedili con questa stoffa io li amo, sì. Mi fanno volare, è bellissimo. Riprende un po' le Porsche vintage, diciamo, con le roof utilizzava questo tipo di stoffa colorata. Ho pensato a questo colore qua perché a me piace molto l'accostamento di questi tre colori, che sono i colori aziendali, quindi nero, bianco e rosso, sì. Colori aziendali si addicono molto anche con l'interno in carbonio, sì. E quant'altro. GT3 RS 4000, 6 cilindri aspirato fino a 9000 giri. E ti assicuro che da 6.000 a 9.000 giri è un urlo, come se fosse una persona legata a testa in giù quando fa il bungee jumping. 520 cavalli. Da quando l'ho vista la prima volta, la prima versione, perché questa è un MK2, c'è l'MK1 e l'MK2. L'MK1 mi era piaciuta da morire. Non mi piaceva quando l'hanno presentata con l'arancio lava, però secondo me a livello di estetica, di linee, è veramente stupenda. E secondo me rimarrà nella storia come una delle Porsche RS meglio riuscite in assoluto. Poi è uscito l'MK2, ho cercato questo qui perché era l'allestimento Weissach, che insomma ha fatto meno pezzi, era una versione che mi piaceva particolarmente. E poi perché è la macchina da corsa targata. Esatto. Per eccellenza. La peculiarità. Cioè, questa qui è... adesso io sto soffrendo a fare l'autostrada. Per me è una sofferenza perché questa macchina non deve andare in autostrada. Questa qui è bello fare trasferimento tipo casa, pista, giri in pista, pista, casa. Io guardo quasi tutti i giorni e vado a guardarla. Me la vado a guardare da quando ce l'ho. Ma quanto è bella. È una roba che anche solo come oggetto mi dà gusto, mi dà proprio gusto. Dentro in macchina, poi la metti in settima e poi continuiamo a conversare. Sì, sono rilassato. Esatto, rilassatissimi. Salgo a bordo, tra poco entrerò in un circuito nel quale non sono mai stato. Guiderò una macchina molto potente che non ho mai guidato. Quindi
colgo l'occasione, mi faccio dare qualche dritta dal signor Alan, e perché secondo me è meglio usare la testa in queste situazioni. Finisce più praticamente che stecca te dà quando cambia. Non c'è un minimo di perdita nel cambio marcia. No, il cambio marcia è zero. Sembra un monomarcia se non, sì, se non fosse per la componente audio. Esatto. Se ti dà la botta in avanti. Questo cambio ha delle impostazioni di velocità o è così? Sì, DDK Sport. Ed è l'unica impostazione regolabile che c'è. E l'ammortizzatore, okay, che lo puoi irrigidire, infatti quando andiamo in pista lo irrigidiamo. Sì. E poi, vabbè, l'SC off e anche il TC, il traction control. Che è una macchina che anche chi come te è un pilota, però il momento, la prima volta che la guidi hai bisogno di familiarizzare. Tutti, è impossibile che uno sale e... No, è impossibile. Purtroppo quando uno va in pista ha talmente tanta voglia di entrare che non ti fermi a riflettere e vai per gradi. È importantissimo violentarsi e andare per gradi. Perché innanzitutto devi mettere in temperatura e far adattare tutto, temperatura, freni, qualsiasi cosa. Poi cominci a familiarizzare, capisci anche come reagisce lo sterzo, come reagisce in pista il pneumatico e quant'altro, e man mano vai in progressione. È difficile perché la nostra emozione ti spinge, perlomeno io sono così, sì, io quando passo il cancello di una pista sono già emozionato, sempre. Sì, sì, sì. E quindi non ti fa andare così per gradi, ti fa tirare da subito, no? È inevitabile, però bisogna essere un po' lì con la testa e usare il cervello. Questo GT3 RS qui è il punto di arrivo, secondo me, dell'autostradale. O c'è qualcosa di meglio? Sì, è il punto di arrivo in assoluto, però c'è solo una che va più forte in pista di questa, che è la 488 pista. Però lì stiamo parlando che è un'auto già turbo, quindi se vogliamo parlare di aspirato, è il top. Tu freni da pilota, io freno da guida su strada. E da, quando tu freni da amatore. Quando tu freni così, freni fortissimo rispetto a come freno io. Da paura, e poi freni 50 metri più avanti. Perché freno fortissimo. Chiaro. Se tu freni dove freno io, ciao. No, arrivavi lungo frenando piano. Certo. Se tu freni dove freno io, andiamo fuori. Però io non sono abituato, non girando mai in pista, a frenare così forte. Esatto. Ti allarghi, poi chiudi alla fine, gas, freno, ritarda l'ingresso, chiudi adesso, chiudi, occhio che è fredda. Largo!
filo di gas. Visto? Che sì. Scorre molto di più. Aspetta, aspetta. Bravo, chiudi. Alan dice stai largo, togli il gas, frena, chiudi. Insomma, è stato bellissimo, ma non ci ho capito niente. Comunque, mi è servito, ho imparato un sacco di cose nuove. Poi adesso, editando il video, riguardando tutto, ho capito tutta una serie di cose, o meglio, ho metabolizzato una serie di cose che lì per lì, in quel momento preso dall'emozione, dalla novità della macchina, del circuito, non avevo assolutamente capito. Non riuscivo a mettere insieme tutte quelle informazioni per fare una curva come si deve. Comunque adesso godiamoci il giro di Alan, che è mille volte meglio del mio, giustamente. Disumana è diventata bellissima, bellissima. Oh, ma è stupenda. Sono troppo contento, grande. Oh, comunque, oh,
che spettacolo di cacchio. Il tratto nuovo non sembrava così. Sì. Ma guarda qua che inclinazione che c'è anche. Bellissimo. Cioè, è veramente molto molto bello tutto giocato così. Non hai... È molto pericolosa, cioè sbagli una roba, c'è un muro, eh.